Buongiorno, buongiorno, buongiorno. YouTube non sta... Ah, YouTube sta ricevendo un flusso continuo. YouTube non sta ricevendo un flusso video sufficiente per garantire uno streaming uniforme, perché è ovviamente fermo, quindi mettiamo così. YouTube, dai, dai YouTube, dai che ce la facciamo, dai, dai, dai. YouTube continua a stare in giallo. Ditemi se si vede bene, perché ha detto che YouTube dovrebbe esserci una riduzione del bitrate dovuta a non ho idea di che cosa, visto che oddio, fotogrammi persi ce ne stanno parecchi, ma è strana sta cosa. Vabbè. Vabbè, vediamo come va, perché la connessione si vede bene, infatti, no, ma sicuramente è stato il fatto che era bello bloccato su una slide e quindi non arrivando per come funziona, io non lo so manco come funziona, però quindi a un certo punto YouTube ha gridato allarme, aiuto, aiuto, non arriva video, in realtà il video c'era. Buongiorno, spero. Ciao signor Coffee, ecco, a proposito, il caffè è sempre qua. Adesso, però l'ho quasi finito, quindi non vi propinerò la mia immagine che beve caffè costantemente come se fossimo in un late show, anche perché non è un late show, sono le 8 del mattino e praticamente. E adesso arriva Vittoria, pian piano arriva tutti. Sono le 8 del mattino, quindi dovrebbe essere un early show. Early show, bene, è così che dobbiamo definire le lezioni. Allora, intanto come va? Tutto bene lì? Ottimo, tutto bene lì? Delia? Vittoria? Verdiana, ci sei? Michele, Mario, Carmine, Rosalba? No, oggi a quanto pare ci siamo più o meno tutti. Segno Verdiana, ma fra poco Verdiana mi scriverà da qualche parte che c'è, e segno Poli che farà la stessa identica cosa perché non può commentare o roba del genere, ma io purtroppo sono costretto a farlo. Tanto sono più che altro le assenze ripetute, quelle sono problematiche, quindi non state a preoccuparvi troppo. Sì, dai, a parte la noia, è vero Mario, adesso sono contento quantomeno che non devi andare a lavorare perché non è cosa, per ora non è cosa. Tanto ci saranno troppi posti di lavoro tra poco. Tutto bene per Carmine che sta andando avanti con Bloodborne tranquillamente. Vittoria e Delia fra poco mi risponderanno, forse. Allora, oggi finiamo Goldoni, facciamo una rapida conclusione della locandiera della poetica goldoniana, ma veramente credo. Dipende dalle vostre riflessioni, se ne avete ancora in mente, potrebbe durare metà di quest'ora o tutta l'ora, vediamo. Tutta l'ora si intende 45 minuti, ovviamente, come già vi ho detto più di una volta. Ora andiamo avanti, sono le 23, andiamo avanti fino alle 10:05, perché abbiamo iniziato più o meno alle 9:20, alle 8:20. Scusatemi, andiamo avanti fino alle 9:05, ci fermiamo e ripartiamo. Facciamo 15 minuti di pausa. Molto bello Dark Souls 2, molto sottovalutato, però è bello. E dipende da quali riflessioni vorrete tirare fuori, quanto durerà questa parte su Goldoni. Poi ci spostiamo a Giuseppe Parini, che è l'autore con cui vi saluto, ma di cui comunque volevo parlarvene, perché se da una parte potrebbe essere un pochino noioso, ha comunque un bel caratterino ed è molto vicino alle riflessioni che abbiamo fatto sull'illuminismo, quindi vale la pena di dargli un'orecchia. E probabilmente oggi, invece di farvi fare le odi, salto proprio al giorno, perché il giorno c'ha dei pezzi che fanno morire da ridere, e quindi la prossima ora faremo il giorno di Giuseppe Parini, perché fa troppo ridere il giorno. Carmine, va bene, Mario, non lo dirò mai più che Parini è noioso, c'hai ragione, poi ci soffri. Povero Mario che è fan da tempo di Giuseppe Parini, non posso portare un'offesa al suo beniamino. Allora, torniamo a noi. Dicevo, poche parole conclusive. Ci siamo lasciati. Un attimo, vediamo se è centrato. Ovviamente non è centrato. Ci siamo lasciati su questo monologo di Mirandolina, che non è propriamente l'ultimo, ma siamo comunque agli sgoccioli della locandiera. Un meschinamè,
sono nel brutto impegno. Se il cavaliere mi arriva, sto fresca. Si è indiavolato maledettamente. Non vorrei che il diavolo lo tentasse di venir qui. Voglio chiudere questa porta. E si chiude la porta, quindi c'è un momento da scena horror. Ora, principio quasi a pentire. Scusate, oggi sono un po' distratto, mi sono immaginato questa scena per l'esattezza. Però è la scena successiva a quella che abbiamo letto prima, e io mi sono immaginato questa scena comunque, però col cavaliere che distrugge la porta e fa Mirandolina. Però questo farci ridere tutti quanti. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che il cavaliere si è innamorato, ma è innamorato di brutto. Mirandolina ha voluto tessere queste lodi su di lui per questa trama, più che queste lodi fatte. Una trama fatta, vi ricordo dalle riflessioni di ieri, parte verità e parte menzogna. Si è proposta come si è svelata essere qualcuno simile al cavaliere, fra virgolette. Se arriva troppo disturbo dalla stufa, ditemelo e la spengo. Simile al cavaliere, dicevo, perché dotata dello stesso acume, perché ecco, quello possiamo leggere, perché dotata dello stesso acume, perché misogina o misantropa quanto lui, insomma, sono personaggi simili. E il cavaliere, infatti, si innamora di lei, ma si innamora di brutto, veramente. Mirandolina no. Ed è interessante perché. Perché è interessante capire perché Mirandolina non si innamora? Perché tutto sommato la ragione è abbastanza ambigua. Ci ho riflettuto stanotte e mi sono ricordato del fatto che il vostro libro giustamente vi presenta, vediamo, questa è pagina 347, vi presenta ben, qua c'è un bel approfondimento se vi va di farlo e forse ci sono dalla locandina di Enriquez, che gran figata, poi ce lo vediamo. Dicevo, perché quello di Enriquez, no, oddio, è quello che vi ho passato io, quello di Enriquez. Dicevo, vi fa un approfondimento su due rappresentazioni diverse della locandiera. Una è quella che avete visto voi, quella per la RAI di Enriquez, col Teatro Stabile di Torino. L'altra invece è quella di Luchino Visconti. E Visconti c'ha un'idea del tutto diversa. Enriquez vi mette una locandiera, una mirandolina che è un po' più allegra, un po' più donna e meno misantropa, e quindi il problema dell'innamoramento del cavaliere è che lei sotto sotto è già innamorata. E non vi dico di chi perché ve lo dirò fra poco. Invece Visconti vi rappresenta una mirandolina che è molto molto più misantropa, molto più. Vedete qua c'è scritto. Ta-ta-ta. Vabbè, qua forse non c'è scritto, ma era scritto più in là. La messa in ombra degli aspetti più inquietanti. Questo in Enriquez. Vabbè, una mirandolina più misantropa, più. Non dico acida, ma arida, più. Per la quale non si potrebbe mai innamorare del cavaliere, ma non si potrebbe innamorare mai di nessun uomo o nessuna donna o nessun essere umano. Tanto è arida, asciutta la sua personalità, che preferisce non odiare, ma preferisce prendersi gioco di tutte le persone attorno a lei per una sorta di rivalsa sociale. Questo in Visconti intendo dire. Tant'è che Enriquez e Visconti si dividono anche su quello che succede nel finale, di cui ora vi dico. Quindi, riassumendo, perché la locandiera non si innamori del cavaliere e perché faccia il gesto di cui ora vi parlo, ma ve l'avevo detto già ieri, tutto sommato c'è uno strato di ambiguità ed è bello perché questo permette al lettore o all'attore, al regista, al capocomico, di decidere e di dire la mia Mirandolina è innamorata, la mia Mirandolina non è innamorata. Magari come dice, io già nella vostra classe una divisione la vedo perché Delia l'altra volta ha detto no, Mirandolina non si innamora perché vuole un uomo ancor più corrispondente a lei. Io
Magari Rosalba ha un'altra idea, che ne so. Secondo voi perché Mirandolina non si innamora del cavaliere? Ma non è. Ah, perché ho scritto 3747. In effetti non è di 3000 pagine questo libro, non è un libro di linguistica italiana, per vostra fortuna. Adesso controllo la chat, che l'ho abbandonato un poco. Scusatemi. Scusatemi, eh. Ho paura che lo streaming sia rimasto pubblico. Perché mai dovrebbe essere pubblico? Allora, non mi infischio la frase che è l'ultimo argomento con me. È l'ultimo argomento, ve ne faccio un altro, voi ti dica. Ce n'è un altro, in realtà, dobbiamo fare tante. Formosa Mirandolina, e questo dipende dall'attrice. E l'attrice che ha scelto Enriquez a me piace particolarmente perché non è bellissima se vedi i lineamenti, ha un volto piuttosto schiacciato e tondo, però funziona meglio così. Che si sposa un uomo del suo livello, dice Carmine. Io vi ho detto una cosa, comunque vi ho fatto una domanda e non vi ho ancora ascoltato. Secondo voi perché Mirandolina non si innamora? Perché lei tiene più alla propria libertà? E vedete che già questa è un'idea diversa da Visconti? Possiamo proprio aprire un documento per ora e leggere le ultime scene e lasciarci qua, perché quando c'è un minimo di ambiguità è bello, bello sguazzarci, è bello discorrerci su. Allora, Mirandolina non si innamora del cavaliere perché, che abbiamo detto, scriviamo proprio. Visconti è troppo misantropa. Enriquez è innamorata di, e non vi dico chi perché se no è uno spoiler, Delia, se non ricordo male quello che diceva ieri, vuole un uomo migliore, che ci sta benissimo, Delia. E Carmine, invece di Visconti, scusami. Vi sto mettendo i nomi, dovrei mettere Luchino, ma ve li cambio dopo. Carmine stima troppo la sua. No, perché io voglio farvi riflettere anche su questo, su come i personaggi di un romanzo, di un'opera teatrale, di qualunque cosa possano cambiare a seconda di come li interpretate. La Mirandolina di Carmine, se Carmine dovesse interpretare Mirandolina. Saltiamo nel 500 quando i ruoli femminili sono dati ai maschi, ma si può stare? Sarebbe una Mirandolina straordinariamente altera, sdegnosa, che si comporta, che prende in giro tutti gli altri sulla base della sua fortissima passione per la propria libertà. E già una Mirandolina, quella di Delia, sarebbe più malinconica, più insoddisfatta. Io voglio farvi riflettere su come le mirandoline possano essere diverse, su quanto sia divertente giocarci su. E non è centrato bene, anche perché potrebbe essere un bel tema per un compito, per un esercizio da darvi per martedì. Poi, perché tra l'altro c'è un esercizio proprio riguardante questo. Poi, che altro mi volete dire? Vabbè, intanto io ripeto, non volevo farvi piangere, e infatti, intanto che Rosalba, Michele, Verdiana mi dicono un po' la loro Mirandolina perché non si innamora del cavaliere, senza che fanno andare avanti due avanguardisti, stavo dicendo, le due avanguardie, continuo a leggere questo testo, così vediamo come va a finire questa storia. Vediamo un attimo su WhatsApp se mi ha scritto qualcuno, assolutamente no, quindi Verdiana al momento e Poli al momento. Meglio dar loro la sveglia, Verdiana, Poli, buongiorno, ci siete? O non riuscite a commentare? Noto che WhatsApp non mi sta funzionando. Ah, non è che ho messo il cellulare in modalità aereo. Eccolo là il problema di WhatsApp, come al suo solito. Qui non mi sta scrivendo nessuno. Adesso arrivo su WhatsApp e scopro che non.
Scusatemi, sto aspettando che si riattivi qui. Perché non mi state più dando segnali di vita? Però neanche su WhatsApp mi date segnali di vita. Ci siete, ragazzi? Ci siete? Mi sentite? Giustamente Carmine e Mario non hanno più nulla da dire, l'hanno già detto. Allora Rosalba giustamente dice: ma non vuole innamorarsi, vuole che il cavaliere si innamori. Certo, però quando si incontrano delle persone simili, ma non troppo simili, ci sta sempre la possibilità di un incontro. Perché lei non si innamora di tutto? Vabbè, più o meno. È vero che il testo ve lo dice, nel senso che vi dice: io stimo troppo la mia libertà per innamorarmi degli altri, ma quel monologo iniziale comunque vi dà veramente molti stimoli e si può spaziare, nel senso che possono esserci tante altre ragioni per cui Mirandolina non si innamora di nessuno, quindi che più o meno trovano corrispondenza nel testo. Quindi ero curioso di sentire. No, 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 Mario, l'hai già detto, la tua versione va bene. Ero curioso di sentire un po' di versioni, di sentire Michele, se esiste ancora o se è tornato a dormire. Michele, ci sei? Vittoria, tu ci sei? Io dicevo, vi leggo nel frattempo qua il testo. Ho scoperto che se faccio così con OBS posso rimanere con la chat aperta. Oh, meschina me, sono nel brutto impegno. Se il cavaliere mi arriva, sto fresca. Si è indiavolato maledettamente. Non vorrei che il diavolo lo tentasse di venir qui. Voglio chiudere questa porta. Ora principio quasi a pentirmi di quel che ho fatto. È vero che mi sono assai divertita nel farmi correre dietro a tal segno un superbo, un disprezzator delle donne, ma ora che il satiro è sulle furie, vedo in pericolo la mia reputazione e la mia vita medesima. E vi ho già fatto riflettere ieri su questi. Sull'ordine di questi due dati, reputazione prima e vita dopo. Qui mi conviene risolvere qualche cosa di grande. Sono solo, cioè, qui mi conviene risolvere qualche cosa di grande vuol dire, sto problema mi sta accadendo oggi, ma in generale nella mia vita c'è un guaio e io devo risolvere questo guaio. Sono sola, non ho nessuno dal cuore che mi difenda. Non ci sarebbe altri che quel buon uomo di Fabrizio, che un tal caso mi potesse giovare. Ah, gli prometterò di sposarlo, ma prometti, prometti, si stancherà di credermi. Sarebbe quasi meglio che io lo sposassi, davvero. Finalmente, con un tal matrimonio, posso sperare di mettere al coperto il mio interesse e la mia reputazione, senza pregiudicare alla mia libertà. Quindi Mirandolina si rende conto che a rimanere sola, se nubile, le manca qualcuno che effettivamente la protegga. Che vuol dire? È un po' brutto da dire, ma nella società di quell'epoca il maschio, il marito, aveva il ruolo sociale di difendere la moglie. Quello che scopriremo dopo è che una volta che Mirandolina si confessa, tra virgolette, a Fabrizio, scusate, facciamola meglio, si confessa a Fabrizio nella scena successiva, arriva il cavaliere di nuovo prova a prendersi Mirandolina, Fabrizio si interpone e difende Mirandolina dal cavaliere. E io vi ripeto sempre il giochino del Fabrizio, che è un popolano, si interpone e difende Mirandolina dal cavaliere. Cioè gli dice: guarda, questa eccellentissima, mi spiace, ma questa è mia moglie, la lasci stare. Questa cosa nel regolamento, nel codice sociale della Venezia del Settecento, ma anche dell'Italia dei nostri giorni, in realtà, lo può fare. Perché Fabrizio è il marito, e essere marito ti dà questo diritto di combattere persino un nobile.
Cioè Fabrizio, da semplice servitore, non può dire nulla al cavaliere, ma da marito di Mirandolina sì, perché ha il ruolo sociale di difendere la donna. Goldoni manco se ne è accorto di aver fatto una mezza critica femminista al riguardo, perché Goldoni è immerso, fra virgolette, intanto ci sono promessi sposi qua che appaiono rendendomi contento perché sono un animo molto romantico, è immerso, tra virgolette, in questa società veneziana e molti vizi, molte critiche le mostra, alcune volte mostra questi elementi strani. Un attimo leggo quello che dite voi. Mirandolina ama davvero Fabrizio, ha bisogno della sua figura. Questa è la grande domanda che fa. La vostra compagna Rosalba ha fatto la grandissima domanda. Mirandolina è veramente innamorata di Fabrizio o lo fa esclusivamente per comodo? Perché con quel matrimonio Mirandolina lo dice abbastanza chiaramente, finalmente con tal matrimonio posso sperare di mettere al coperto il mio interesse e la mia reputazione senza pregiudicare alla mia libertà. In che senso mette al coperto interesse e reputazione? Fabrizio non è come nobile, non è, sì, non è come, non ho capito proprio vuol dire Mario. Fabrizio non è nobile né un marchese, quindi penso di sì, però in che senso? Scusami. Mario, come mai gli sposi? Oh, Mario, dai. È andato così, dai. Meglio, giovani. C'avete 17 anni, questo è un po' troppo giovani. È sposata, e cosa? Che vantaggio dà l'essere sposata, Carmine? In quella società. Ma potete fare riferimento anche alla nostra società, eh? Sempre tenendo conto la domanda che ha fatto prima Rosalba, che è interessante, lo sposa per comodo, perché è innamorata, per entrambe le cose che ci sta pure. Giova alla locanda, è vero, perché giova alla locanda? Dice Mario, lei effettivamente voleva Fabrizio, perché comunque non è un nobile, è diverso dai tre nobili che la stanno corteggiando, ci può stare. Vittoria sposa Mario per comodo, che brutta cosa Vittoria, dai, meglio sposare per amore oramai. Entrambe, dice Mario, dall'idea di una donna rispettabile, dice Carmine sta dicendo, sposarsi, se prima c'era questa situazione fra, cioè, Mirandolina in quei mesi, ricordiamoci, la locanda era del padre di Mirandolina, che è venuto a mancare pochi mesi fa in realtà. Per alcuni mesi Mirandolina ha fatto questo tentativo di mandare avanti la locanda da sola e dobbiamo immaginarcela veramente a stare sul on the thin ice, direbbero gli inglesi, cioè sul ghiaccio sottile, sul rasoio, sul filo del rasoio, tra nel rischio che passasse l'idea che quella non è una locanda, ma un bordello e lei fosse una cortigiana di basso rango. Rischio che tra l'altro lei peggiorava andando a corteggiare nel modo che abbiamo visto gli avventori. E veramente ha giocato sul filo del rasoio, però questa è una riflessione che dovete fare, perché avete visto con quale finezza lei avvicinava gli avventori, ma senza prometter loro nulla e quindi senza che loro potessero si innamoravano, ma non potevano credere di essere ricambiati. Con questa finezza otteneva un sacco di soldi, si faceva desiderare, otteneva quello che voleva, cioè un mezzo salto di classe. Tuttavia, questa è una situazione ambigua, come giustamente dice Carmine, è ambigua perché lei, non essendo sposata, c'è sempre il rischio, la domanda, ma chi è questa donna realmente? Non è che Vittoria e Mario un po' meno, Vittoria, dai, così. Che stavo dicendo?
E che stavo dicendo? Grande domanda. Intanto stavo dicendo, Michele, batti un colpo per favore. Non è una. Io ho sempre il timore, lo so, sono un pochettino a malafede, che voi, alcuni di voi possano, ma alcuni di voi intendo in tutte e quattro le classi, possano connettersi, dare il buongiorno e poi tornare a dormire. Michele, se ci sei, batti un colpo. Non vi dico in quinta, stiamo facendo questo gioco, purtroppo, quindi 120 minuti. Poi la settimana prossima sarete obbligati a usare Zoom. Infatti, fine settimana, è morto sul letto, speriamo di no. Fine settimana mi offro di aiutarvi con Zoom, ma l'ho già detto questo. Diciamo che diamo 120 secondi a Michele per ritornare in vita. Quindi il matrimonio intanto ha il valore di superare questa situazione ambigua, perché lei sposandosi riesce a mantenere la propria rispettabilità e sicuramente nessuno oserà mai più fare come il cavaliere, cioè provare a oltraggiare il suo onore. Chiaro questo? Sposandosi, Mirandolina può superare la situazione di ambiguità, nessuno oserà più oltraggiarla. E sente anche su WhatsApp. Pace, vediamo come fare. E lei dice senza pregiudicare la mia libertà. Perché lo dice intanto? Perché dice mi sposo con Fabrizio, questo non limita la mia libertà. Perché lo dice? Dove è finito? Bello perché il primo che poi assente. Ma il paese deve aver fatto qua. Perché senza pregiudicare la mia libertà, dai. In che senso si ritiene più astuta Carmine? Cioè, lei si sposa. Quanto sono simultanei? Lei si sposa con Fabrizio, però ritiene di rimanere libera. In che senso? Come? In che senso, Carmine? Perché, che cosa ritiene di poter fare con Fabrizio? Purtroppo noi stiamo facendo l'opera a pezzettini. Leggendo l'opera per intero potremmo notare come Mirandolina comanda a bacchetta Fabrizio, proprio pipipipi, costantemente, perché la padrona e Fabrizio sono un servo. Va detto che se si sposa, la locanda passa a Fabrizio, Fabrizio diventa il padrone e tuttavia lei è convinta di mantenere la libertà. Quindi di cosa è convinta? Stima troppo la sua libertà. Ah, intanto segniamo Mario. E tutti gli altri rimangono. Rosalba è rimasto proprio. Fabrizio, il ferro. Le è rimasto questa cosa. Però Rosalba, anche tu, esponiti, parla. In che senso? Mirandolina non si innamora del cavaliere, si sposa con Fabrizio, mantiene la libertà. Pensa, dice Carmine, di tenere Fabrizio come un servo, cioè pensa di controllarlo. Può darsi che Mirandolina sia convinta, di poter controllare Fabrizio, che Fabrizio è un uomo bene o male docile. Come ne sono molti nella vita, e quindi mi sposo lui, così lo tengo comunque a bacchetta. Sono io realmente a prendere, a dare gli ordini. E guardate bene, io questa cosa la so perché ho dovuto studiare la storia, una delle cose più noiose della vita, la storia delle stamperie italiane, degli editori italiani. C'era molto spesso una stamperia veniva ereditata da una donna che poi si sposava, la stamperia passava al marito, però nei fatti era la donna a prendere le decisioni, a mandare avanti la baracca. Il marito era lì per mettere la firma. Se
Sì, le continuano a portare il ferro. Rosalba, che è pienamente assimilata a Mirandolina, dice: continuerà a portarle il ferro, perché questa è un'immagine dall'alto valore metaforico, quella del ferro. E quindi non è strano all'epoca che una donna, la sua attività commerciale, nominalmente del marito, ma prende lei tutte le decisioni, la gestisce lei, non è strana. Quindi magari è vero. Però vi faccio una domanda. Era un atto di proprietà vivente, bello. Vi faccio quest'altra domanda, dai, poi andiamo un po' avanti verso la conclusione. Quindi, Mirandolina sposa Fabrizio per risolvere questa situazione di ambiguità. Sposa Fabrizio perché ritiene di poter controllare Fabrizio. Si sposasse col cavaliere, come lo controlli il cavaliere? Non è possibile. Fabrizio però è più docile, ce la puoi fare. Ma non ci perde nulla? Cioè le dice: io conservo la mia libertà, ma siamo sicuri che potrà comportarsi come prima o qualcosa non potrà più farlo? C'è qualcosa che perderà, invece c'è una cosa che non potrà più fare. Che cosa? Che sicuramente non potrà più fare come rispettabile donna sposata. C'è qualcosa che non potrei più fare come rispettabile bimba. Molto bene, Mario. Sì, non potrà più corteggiare. Il libro. Nell'approfondimento, se volete farlo, ve lo leggete, che oddio, interessante. Io ritengo che sia un pochino misogino l'analisi che fa il libro di Mirandolina, un pochettino una via, è proprio la seduttrice cattiva e via dicendo, invece è un personaggio molto complesso. Però il libro nota proprio che il finale, molto bene Rosalba, molto bene Carmine, rappresenta un po' il fallimento. Perché il fallimento? Perché tutta l'opera, vi ripeto, è un tentativo di Mirandolina di rimanere tra le due classi attraverso il desiderio, il corteggiamento, ma questa situazione di corteggiare i nobili in quel modo finissimo che abbiamo visto la mantiene in una situazione di estrema ambiguità sociale, perché c'è sempre il problema o che viene trattata come cortigiana o che un nobile se la prenda con la forza. Sposarsi Fabrizio, che vuol dire? Vuol dire abbassare la gamba e chiudersi nella classe borghese. Non c'è, lei magari potrà mantenere la libertà di comandare, di dirigere la locanda, ma si chiude nella classe borghese. Non c'è più la possibilità di vivere fra le due classi, di riuscire a non usare brutto, ma a venir trattata come principessa, come dicevate voi e non io, nelle prime settimane, nella prima settimana. Non c'è più questa possibilità. Borghesia, portami via. Sì, si rinchiude nella sua classe, nella cl sua classe d'appartenenza. Cosa che per Goldoni dà per scontato, perché Goldoni non mette mai in discussione la diversità delle la distinzione tra le classi. Goldoni critica la nobiltà perché vorrebbe che i nobili si comportassero diversamente, si comportassero un po' più come imprenditori, ma non critica il fatto che i nobili stiano al comando. E anzi critica fortemente chi cerca di fare il salto di classe. Ce l'abbiamo. Pensateci bene. C'è un personaggio nella locandiera che ha fatto il salto di classe. Chi è? Ripeto, c'è un personaggio nella locandiera che ha fatto il salto. Benissimo. Bene. Molto bene. Esatto. Il conte era un borghese che si è comprato il titolo nobiliare ed è preso fortemente, messo in ridicolo, perché per Goldoni acquistare un titolo nobiliare, da una parte sei un arricchito, non sei un nobile vero,
Dall'altra, se lo hai fatto, guardate la finezza, ragazzi, dovete considerare proprio la finezza. Anche il conte è in una situazione di ambiguità, perché lui, ok, è diventato nobile, però attenzione che la sua nobiltà acquistata, il marchese glielo ricorda costantemente, e il conte non può dirgli, no, senti, io sono nobile quanto te. Come risponde? Quando il marchese dice, io e te siamo diversi perché io sono marchese, il mio titolo è di sangue, il conte non dice, ah, guarda che anch'io sono, adesso sono nobile di sangue, eccetera, eccetera, ma risponde, guarda che più del titolo valgono i soldi. Il conte è una situazione pure lui di ambiguità, e perché non viene accettato dagli altri nobili e deve far valere i contanti. No, non può far valere il titolo, deve far valere i contanti. Quindi, esatto, però lui ne ha di più rispetto a quello del marchese. Molto bene, Carmine. E quindi vedete come in Goldoni ci siano questi due personaggi, una che non sta facendo il salto ma rimane così, volando, e l'altro invece il salto l'ha fatto, ed entrambi sono condannati. Il conte è condannato al ridicolo perché fa ridere, magari meno del marchese, ma fa ridere. Mirandolina invece capisce che non può fare il balzo di classe, che non è giusto, non è dato ai borghesi diventare nobili, e prende questa decisione per risolvere l'ambiguità e per chiudersi. E giustamente il libro vi dice questo per lei è un fallimento, perché se, come avete notato voi e non io, perché queste frasi le avete scritte voi, vuole provare emozioni che non può vivere in quanto orfana borghese, non ricordo chi le ha detta questa frase. Cioè, se lei faceva tutto questo corteggiamento per farsi trattare da principessa, da quello non è mai stata, perché da borghese, da ragazzina, magari ha sempre dovuto vivere, ha sempre dovuto lavorare, non c'è mai stato un momento in cui è stata trattata da principessa. E questo finisce. Cioè, lei non potrà mai più essere trattata da principessa. Lei, il suo desiderio, il suo anche immaginare l'essere nobile, finisce. Nel momento in cui si sposa con Fabrizio, finisce. Finisce tutto il gioco, che è durato pochi mesi. Pochi mesi, peraltro. E che altro vi posso dire? Quindi, questo per farvi capire veramente un personaggio che è complesso, è una psicologia complessa, ha dei comportamenti sotto la maschera, dopo, oltrepassando la maschera del, come si chiama? Oltrepassando la maschera della seduttrice, dietro ci sono tanti, tantissimi meccanismi psicologici complessi che sono tutti divisi tra, a mio parere, desiderio da una parte di appartenere a un'altra classe e rivalsa sociale dall'altra, di vendicarsi con i nobili che la trattano male. Ma la società borghese stessa non permette che esistano queste sacche di ambiguità, queste situazioni in cui qualcuna è così e non così. Vi è chiaro questo? Ed è ciò che la spinge a sposarsi, annullare l'ambiguità e però rinchiudersi nella classe borghese. Chiaro tutto questo? Perché così ci muoviamo a Parini, che è un altro personaggio interessante e che ha tante cose da, oltre da dirci a noi contemporanei, comunque da dirci, devo tagliarmi i capelli pure, ma quello non sarà possibile tagliarsi i capelli, dovrei rasare a zero e non lo faccio dall'università e non penso di farlo ora, quindi farò lezione, mi ritroverete a settembre, vi manderò una foto e sarò tipo il prigioniero di Metal Slug, non so se ce l'avete presente. Quindi, qualcuno di... che vi posso dire in aggiunta a questo? Vi dico questa cosa e poi ci muoviamo verso Parini. Se avete dubbi, domande, riflessioni in più sul personaggio Mirandolina, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, vi sentite come lei, non vorreste mai essere come lei, io sto pure meditando di darvi un esercizio per martedì,
togliendomi quello su Dante, che ho trovato sul libro, è molto divertente. Scrivi un soggetto su una mirandolina contemporanea. Cioè, tu guardi la società contemporanea e pensi, chi sarà mai questa mirandolina? Ah, io ho un'idea, però non voglio influenzarvi. Cioè, in quale lavoro farebbe una mirandolina contemporanea e perché in una società in cui non ci sono i nobili, ma c'è comunque il desiderio di essere qualcosa di diverso? Guardate che a riflettere. Ci possono uscire fuori cose molto belle. Rosalba, sono contento. Avrei voluto sentirti analizzare di più. È un bel personaggio, una barista, dice Mario. Me la tengo sta domanda. Chi sarebbe una mirandolina contemporanea? Una che seduce le persone, ma in questo modo comunque. Una scalatrice sociale che ancora. Siamo proprio al dramma borghese, quindi, anni 70, anni 60. Il popolo che diventa borghese. Una meccanica, una spogliarellista, Delia. Bella una meccanica. Ma ci stava, una mirandolina meccanica, guarda. Poliziotta, e mo stiamo andando però un pochettino, stiamo facendo tutti i village people. Allora, quindi, mantiene un'azienda, è molto attuale come atteggiamento. Ecco, guardate, questa cosa ricordo, nell'altra classe è uscita fuori questa frase. Ah, Mirandolina è lo stereotipo della ragazza contemporanea che fa. Se la tira un pochettino, così c'ha tutti quanti dietro, ma non concedendosi mai. Che è una interpretazione possibile di questo personaggio complesso. Ditemi voi, è attuale come atteggiamento? Si fa. È attuale il tirarsela o è attuale il desiderare una vita diversa? Ditemi un po' voi, non siamo costretti a correre, a andare su Parini, però se vi vedo non commentate, corriamo su Parini. Certo che poi. Dite, prego. No, mi sa che ve lo lascio, perché era carina, l'esercizio su Dante era carino, però ve lo posso togliere. Mi spiace per chi l'ha fatto, vi faccio fare, o ve li faccio fare entrambi, perché tanto fino a mercoledì sono qua. Certo è questo, tutti e due, A me vengono tanto in mente, sapete che cosa? Le case dei camorristi. E voi crederete, ma perché le case dei camorristi? Perché sono. O le case di Scampia pure. A mezzogiorno mandano il messaggio. Scusa, chi ha detto Michele? Ma Michele, ti ho chiamato circa 20 minuti fa in chat e non mi hai scritto. Che fine hai. Sì, Mario, però per favore lo scrivo io, dai, non c'è bisogno. Carmine, sì, voi ve lo ripeto, siete. Mi piace questo, guardate, questa intesa è grandiosa, vi ha preso questo, un testo che comunque è divertente, ma non è che sia semplicissimo. Dai, abbiamo altri 2 minuti e poi ci dobbiamo lasciare. Facciamo una pausa. Era andato al bagno, sì. Va bene, Michele. Va bene, Michele. Vabbè, questi 2 minuti tagliamo corto perché prossima ora Parini per forza. Facciamo il giorno, ci sciogliamo anche con quello che fa troppo ridere il giorno. Più, più, più. Quindi, che vi volevo dire? Due cose. Tenendo conto su questa discussione, poi vi apro una board su WeSchool e vorrei tanto che voi leggeste su WeSchool e scriveste le vostre impressioni perché ci divertiamo di più. Cosa numero uno, appunto riguardo dell'ambiguità di questo fatto qua, anche il finale, anche il matrimonio è diverso. Cioè, per farvi capire che Mirandolina, comunque non si sa bene perché sposi Fabrizio, comunque una situazione, una scelta particolare che è lecito interpretare, è lecito chiedersi, ognuno può lasciare la propria impressione. In Enriquez, Mirandolina è innamorata di Fabrizio, è proprio innamorata, però essendo una ragazza un pochino che ama la propria indipendenza, non voleva sposarsi e rischiare di perderla. Alla fine, fra virgolette, cede. Si sposano con Fabrizio e vissero tutti e due felici e contenti. In Visconti no. La scena finale di Visconti, vi dice il libro,
Mirandolina si sposa Fabrizio e Rosalba, tieniti. Fabrizio si avvicina, ah, moglie mia, che bello, finalmente stiamo insieme. E Fabrizio, guardate, mi devo rendere ridicolo, però mi piacciono le scene. Dicevo, scena finale di Visconti, Fabrizio abbraccia Mirandolina, fa per abbracciare Mirandolina, si sono appena sposati. Fabrizio fa per abbracciare Mirandolina dicendo che bello che stiamo finalmente insieme e Mirandolina, tieni questo, vammelo a riscaldare. Ma come? Mi dà il ferro da riscaldare. E noi vissero felici, e visse lei felice e contenta, nel senso che, come diceva giustamente Rosalba, Fabrizio è quello del ferro, nonostante tutto. Non so se si è vista questa scena ridicola, ma avevo voglia di farlo perché è un grande simbolo. Il ferro da stiro è un grande simbolo. L'ultima cosa, ma che in realtà vi ho già detto, e con questa chiudiamo la lezione, l'avevo già detta ieri in realtà. Vabbè, riforma graduale, questo l'abbiamo fatto. No, ma ve l'avevo già detto ieri, cioè, poi vi faccio le slide un pochino migliori riguardante la periodizzazione della produzione goldoniana, perché forse è un po' lacunosa la slide attuale. Che vi ho detto ieri, che si divide in quattro fasi. La prima fase, l'uomo da bene e il borghese. Seconda fase, il pubblico inizia a calare e Goldoni inizia a scrivere delle novelle fantasiose, diciamo. Terza fase, l'uomo da bene, l'ideale, l'uomo che racchiude la laboriosità, la pragmaticità e via dicendo, il contadino. E c'è un bel ciclo chiamato ciclo della villeggiatura, di cui fanno parte le baruffe chiarozze, con tutti questi borghesi arricchiti che vanno a fare vacanze. Il 700 hanno inventato il turismo, prima non esisteva. Che vanno nei contadini, nei villaggi, nei paeselli di pescatori o di contadini a fare villeggiatura, e lì si vede ancora una volta il borghese vanaglorioso, in questo caso non più il nobile, e il contadino che invece lavora, è bravo, è buono. E le baruffe chiarozze, di cui vi ho fatto leggere un pezzettino ieri, appartengono a questa fase. Alla fine Goldoni è costretto, tra virgolette, ad andare a Parigi. A Parigi proverà a scrivere delle opere pure lì in lingua francese, non riuscendoci bene, perché il francese va imparato e per lui non è stato semplice. Più o meno ce la fa, ma diciamo che Porello muore in solitudine e povertà, perché nel mezzo c'è stata la Rivoluzione francese e Goldoni, prima della Rivoluzione francese, era insegnante di italiano per i figli di Luigi XVI, che, come voi ricorderete, è stato decapitato. E questo vuol dire che ha perso anche la pensione. Interessante sapere, vi dico questa cosa e chiudiamo con Goldoni, che comunque il direttorio della Rivoluzione francese voleva lasciargli dei soldi riconoscendo in lui il valore intellettuale. Con questo ci salutiamo, fra 15 minuti la lezione su Parini. Rimanete connessi, ok? 15 minuti, lezione su Parini. Everybody needs somebody. Everybody. Sono appena ricordato che verrà registrato anche questo, quindi è meglio se smetto di cantare. Somebody to love, 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 somebody to love, love. Everybody.
Somebody, everybody, buongiorno Vittoria. Mi ha beccato mentre canticchiavo Everybody Needs Somebody to Love nella versione dei Blues Brothers, che è veramente una bella canzone. Buongiorno Delia. Delia, è normale? È normale? Come dipende dai punti di vista? No, no, non dipende dai punti. No, è oggettivo. No, è oggettivo. Ora rientra su YouTube, che passiamo a Parini. Ho visto la luce, bene. Le scene in cui fanno i salti mortali. E con Carmine potremmo veramente proseguire, penso, per tutto il resto della lezione a narrare le scene belle del film dei Blues Brothers. Guardate, chi non l'ha visto lo guardi, perché è uno dei film più divertenti mai pensati, e perché c'ha tutto, c'ha la morale, c'ha gli orfanelli, c'ha un sacco di musica bellissima suonata dai grandi del blues e del jazz americano. Non si può dire nulla. C'è Anita Franklin che serve pane liscio e polli interi. Giustamente rimanendo sulla locandiera, c'è Anita Franklin che serve pollo liscio e pane liscio e polli interi, e poi si mette a cantare, qual era? Freedom, freedom al marito. È molto bello. Siamo solo in tre e io sto attendendo gli altri, Michele, lo so. Niente. Ok, ora funziona. Vittoria fa gli smile. Vittoria fa gli smile. Siamo in cinque. Grazie, non c'è bisogno. Li conto. Contate che uno sono io, quindi manca qualcuno, attendiamo qualche altro secondo e poi partiamo con Panini. Partiamo con Parini, ci sono anche io, molto bene, siamo in 6. Michele, grazie veramente che mi fai questo servizio, però se riesco a leggere te vuol dire che posso anche leggerlo. No, oddio, spettatori simultanei segna solo 4, quindi dai, va bene. Attendiamo un attimino, e un attimino nel senso letteralmente 40 secondi. Bene, Mario, così fa il conto alla rovescia, fra poco arriverà anche Carmine. Ora, Parini, io... Per quanto io voglio veramente parlare oggi solo del giorno, leggere, proprio perché fa troppo ridere, però due cosine su Parini ve le devo dire, perché se no partite e non sapete chi è. Allora, intanto mi spiace di non aver messo nella slide una sua immagine, eccole qua, ecco, ne abbiamo tantissime. Giuseppe Parini è stato uno scrittore illuminista milanese, quindi dobbiamo tornare indietro alla Milano di... Letteralmente alla Milano di Beccaria, dei Verri, dell'Accademia dei Pugni, ve la ricordate? L'abbiamo fatta assieme. Quindi di quella Milano in cui dominava in cui c'era un tipo di governo chiamato despotismo illuminato, perché era emanazione di una monarca assolutista, la Maria Caterina d'Asburgo, che però aveva la buona idea di circondarsi da bravi suggeritori, da bravi consiglieri, da persone competenti. Ricorderete che Maria Caterina d'Asburgo, ad esempio, è stata quella che ha fatto vaccinare, tra virgolette, i propri figli, perché uno scienziato, mi pare tedesco, ha scoperto la tecnica dell'iniezione del vaiolo, che non è proprio un vaccino, però la meccanica è simile. E ovviamente iniettare una malattia all'interno di un corpo sano, tutte le persone gli davano del pazzo, ma questa tecnica permetteva di immunizzare il ragazzo e farlo stare bene, cioè non avrebbe contratto la malattia in futuro. È una tecnica grandiosa, in realtà l'hanno scoperta prima i cinesi e da loro è passata agli ottomani, cioè perché arrivasse in Europa ci è voluto un po'. Come dire, propagandarlo per dar fiducia ai sudditi, Maria Caterina per prima ha fatto vaccinare i propri figli. Giuseppe Parini, invece, sempre per questa questione del vaiolo, ha scritto un'ode, una poesia, L'iniezione del vaiolo, nella quale in versi, in endecasillabi modellati
su quelli classici, su quelli di Orazio, ha celebrato la grandezza della scienza, le nuove scoperte scientifiche ed è andato contro le visioni, le superstizioni oscurantiste, le sacche di ignoranza che c'erano ancora a Milano. Questo per farvi capire come Parini ha una mentalità illuminista, come quella un po' più moderata, ma simile a quella di Verri, simile a quella di Cesare Beccaria. Per Parini la ragione è in grado di illuminare tutte quelle sacche di ignoranza che esistevano attorno a lui. Ve lo ricordate questo dell'illuminismo? La fiducia nella ragione che combatte le conoscenze oscurantiste, oscurantista nel senso di ignoranti e che producono ignoranza. Io provo a stare senza termosifone, ma fa veramente troppo freddo oggi, vero? Anche da voi fa freddo? No, non c'entra assolutamente nulla con la marca Panini, questo è Parini, un po' sciupato, sua nonna non approvava. Allora, bene, allora, Giuseppe Parini, più che sua nonna, è sua zia che doveva provare. Vi dico due cosine sulla vita rapidamente. Poi ve la studierete in me meglio. In generale vi studierete meglio lui con la professoressa Maida, quindi non vi preoccupate. Oggi, volendo andare al sodo, vado un po' di fretta. Parini nasce in una città nelle vicinanze dei grandi laghi milanesi, non ricordo bene quale. Poi si sposta a Milano. E a Milano sta con una vecchia zia. La zia a un certo punto viene a morire, ma gli lascia un po' di soldi, a patto che Parini diventi sacerdote, perché purtroppo questa zia probabilmente voleva il nipote prete, come succede spesso. Scusate, mi scrivono dalla terza. Buongiorno. Notifiche. Siamo in 7777, molto bene, 77777, no, è diverso. E dicevo, Parini quindi, un po' suo malgrado, diventa sacerdote, non vuole officiare e quindi viene assunto come precettore nella famiglia del Duca Servelloni. Cos'è il precettore? È un insegnante privato. Da insegnante privato, Parini inizia a conoscere, a familiarizzare con quella che è la classe dirigente sia a Venezia che a Milano ed è la classe dei nobili. E scoprirete tra poco che la classe nobiliare di Milano, come quella veneziana che vi ha rappresentato Goldoni, c'ha un problema, cioè che è estremamente vanagloriosa e frivola. Lui insegna a dei ragazzini, dei nobilotti che non hanno voglia di studiare, esercitarsi, combattersi, svegliarsi la mattina, fare qualunque cosa di attivo. Vogliono solo passare tutto il tempo tra feste, festicciole, parti serali, giocate a carte o gite nei bordelli. E uno ovviamente, a parte la gita nei bordelli, probabilmente uno direbbe, dannazione, la vita ideale, però Parini, nella sua opera principale, quella che leggeremo oggi, Il giorno, è un poema in cui descrive tutta la giornata ideale di questo giovinsignore, di questo nobilotto. E vedrete come lui sottolinea molto la vacuità di questa vita, cioè l'essenza di vuoto. Cioè loro continuano negli ozi, vivono negli ozi, questi giovani nobili, senza costruire nulla di concreto. Fondamentalmente si annoiano. Sì, dite voi, c'è una noia dorata perché è una noia passata venendo serviti e riveriti, ma è una noia terrificante, un'esistenza del tutto vuota che Parini denuncia. Già questo potete notare come da questo potete già notare come Giuseppe Parini sia uno spirito straordinariamente battagliero e militante. Lui ha delle idee forti e ritiene che l'arte poetica, la poesia in generale, sia il mezzo migliore per vincere queste battaglie.
Vediamo se mi state seguendo. Fanno la bella vita, letteralmente la bella vita, quella però di la dolce vita, quella di Fellini, o la grande bellezza di Sorrentino, cioè un vuoto ammantato d'oro. Non è propriamente bella. Se guardate la grande bellezza è di una depressione straordinaria quel film, però si divertono, apparentemente si divertono. Vabbè, dai, andiamo piano piano. Parini, vi dicevo, vabbè, insegnante, dopo di questo passa all'Accademia dei Trasformati, che è un'accademia che cinge illuminismo moderato e poesia. E lui passa successivamente a insegnare a un'altra famiglia, quella di Carlo Imbonati. Carlo Imbonati ve lo ritroverete a fine anno, a maggio, perché è il patrigno di Manzoni. Manzoni ci ha avuto una fortuna straordinaria. È figlio di... è nipote di Cesare Beccaria e il padre è stato allievo di Giuseppe Parini. Ma straordinario. Poi nel mezzo c'era anche Alfieri, io non ricordo bene come, ma c'era anche Alfieri. E da che diventa precettore passa a diventare insegnante nelle scuole pubbliche di Milano, l'Accademia Palatina, e quindi lui, e da quello diventa funzionario, diventa una sorta di assessore all'educazione. Quindi lui è dall'inizio fino alla fine un insegnante. E insegnante vuol dire che, come tutti i bravi insegnanti, non sto dicendo, si prendono cura, cioè il suo non è solo un insegnante. Come tutti i bravi insegnanti, oltre a insegnare letteratura classica, perché quello è il suo ruolo, Giuseppe Parini è un educatore. Lui vede nel futuro, perché un bravo insegnante è come, dicevo l'altra classe, è come Dottor Strange, che vede i 36 milioni possibili di futuri in cui voi studenti genetici potete incappare. E lui deve fare di tutto per evitare tutti i 35 milioni di futuri in cui voi fate vari gradi di finacce, da quelle peggiori a quelle banalmente, cioè siete in un'età in cui non parlo propriamente di qualcuno di voi, chiaro. Ma in generale un adolescente prende molte decisioni per la propria vita senza neanche accorgersene. Prende dei comportamenti che, se mantenuti, possono essere pericolosi in futuro. Non ultimo quello di non studiare, che a voi sembra una roba stupida, però vi giuro che è una cosa che ritorna dopo. Per una questione di cultura, di conoscenza, di competenze linguistiche e anche di disciplina, di autodisciplina. Non studiare ora, prima o poi ritorna a mordervi nel. E l'insegnante, se si arrabbia con voi, è perché ha cura, perché vede il futuro voi, il futuro in cui voi potreste incappare, e ha cura di farvelo evitare, di raddrizzarvi un poco. Che nella forma è un atto aggressivo, nei fatti è un atto d'affetto. E un po' più di si deve studiare un po' di tante cose, è importante vivere bene, eccetera, eccetera, ma è un discorso un po' generale. Quindi Parini cinge insegnamento, educazione e tutto questo lo considera un servizio alla comunità. Cioè per lui la sua attività intellettuale, e questa è una cosa, come dire, è una cosa più o meno nuova. Per Parini il lavoro dell'intellettuale è un servizio alla collettività. Lui riprende l'idea classica della poesia di ispirazione civile, che è quella, ma di Orazio, un poeta latino che poi vi studiate sulle slide, e la rimette in gioco. Cosa dicevo ora? Orazio ha scritto delle poesie, i Carmi, vediamo dove è finito, i Carmina. Quando era appena nato l'impero romano, perché riteneva di dover dire all'impero romano, all'imperatore Augusto, il primo imperatore, quali valori dovesse seguire nel costruire la storia dell'impero romano, ok? Quindi riteneva che la sua attività poetica servisse a dare un certo indirizzo alla società. Passano i millenni, questo più o meno. Ricorderete, è l'idea anche di Dante Alighieri, la Divina Commedia, ho fatto una testa tanta, credo,
se non a voi i vostri compagni di terza, di sicuro su come la Divina Commedia sia un modo per prendere la società europea che stava disviando, stava andando nella selva oscura e rimetterla sulla diritta via smarrita. Parini si inserisce quindi in questa lunga corrente di poesia civile, poesia che deve dire dove stiamo sbagliando e quale strada prendere. E come lo fa? Lo fa con il suo illuminismo moderato, cioè per Parini, eccolo qua. Parini, che è comunque un sacerdote, comunque un cattolico, si pone in un giusto mezzo tra l'illuminismo, la ragione e anche il laicismo e la religione cattolica. Da una parte rifiuta l'ateismo e l'antireligionismo dell'illuminismo, cioè tutte le correnti atee o troppo radicale giacobine dell'illuminismo, lui le rifiuta. Dall'altra rifiuta le correnti oscurantiste della Chiesa, una Chiesa che nel Settecento volesse, era ancora controriformista, era ancora l'Inquisizione, ok? Lui invece ritiene che la religione debba essere mantenuta, ma debba essere illuminata, debba essere razionale. Cos'è che rimane? Qual è il punto d'accordo tra l'illuminismo e il cattolicesimo? L'umanesimo, l'idea che gli uomini nascono liberi, uguali, di equa dignità e che pertanto bisogna lottare per una società non democratica, perché Parini a tanto non ci arrivava, ma che rispetti la dignità di ogni singola persona. Una società che debba utilizzare le ricerche scientifiche per poter portare il benessere, per poter volgere verso quello che Parini chiamava, vediamo se ce l'ho scritto, no, non so dove l'ho scritto, no, non ce l'ho più. Una società comunque che doveva andare incontro al comun bene, dovrebbe essere qualcosa del genere, alla pubblica felicità. Mi è venuto in mente. Cosa vuol dire pubblica felicità? Vuol dire che non devo essere contento solo io. Io sono felice tanto quanto i miei concittadini lo sono. E se qualche mio concittadino sta male, per delle ragioni stupide magari, per degli egoismi sociali di cui lui è stato proprio forte avventore, forte combattente, e allora io non posso ritenermi felice, io devo combattere con le armi della poesia perché tutti stiano bene. Chiaro questo? Ve lo sto facendo in maniera molto compressa. Ora, sti 20 minuti che ci sono rimasti, passiamo al giorno perché ve lo volevo leggere un pochettino. Vediamo quanto riusciamo a leggere in 20 minuti. Parini, quindi, poesia di ispirazione sociale, poesia di ispirazione civile, società che deve andare incontro al comun bene, alla pubblica felicità. Poesie, leggerete nelle odi, moltissime dedicate alla scienza, perché la scienza, soprattutto quella medica, permette la felicità comune, la felicità pubblica. Poesie, vi renderete conto quando settimana prossima farete la salubrità dell'aria, in cui Parini soprattutto se la prende con quei cittadini che sono pigri e non seguono le buone norme, che, come dire, fanno gli affari propri e danneggiano la comunità. Persone che noi purtroppo nella situazione emergenziale in cui ci troviamo ora ce ne stanno parecchie. C'è un bel verso di Parini nella salubrità dell'aria che è stolto, non vedi nei danni comuni tuoi, cioè non vedi nei danni che ci sono nella società quelli che fai tu? Perché se la preghi? Perché vuole responsabilizzare i cittadini, soprattutto quando quelli sono troppo pigri e interessati a fare i fatti propri e tutti gli altri morissero. La stessa cosa avviene col giorno. Nel giorno, vi dicevo prima, mettiamola così. Per Giuseppe Parini, come per Goldoni,
La gerarchia sociale rimane la stessa. I nobili sono nobili e dominano, i popolani sono popolani e stanno giù. Questo non viene messo in discussione. Ma i nobili, nobili che peraltro non sono così per grazia divina, Parini è un illuminista e in un trattato chiamato Trattato Dialogo sulla nobiltà, risalisce all'origine della nobiltà dicendo che i nobili, tanto tempo fa, il Medioevo, erano dei briganti, si sono rubati le terre e se le sono prese. Ma aggiunge che appunto perché la classe nobiliare è nata con la violenza, adesso deve prendersi cura delle classi più povere. I nobili mantengono il potere, ma devono essere responsabilizzati, devono o combattere o studiare per prendersi cura della comunità sociale. Chiaro? Quando scrive il giorno è una meravigliosa satira della vita di questo giovin signore, che vi dicevo prima, passa il tempo, feste, feste, in un vuotissimo ozio, con passatempi sempre più decadenti, vi dice la slide. Nel giovin signore, vi dico solo questa cosa, perché dovete starci attento. Parini è estremamente ironico, fa anche abbastanza ridere, perché usa una tecnica. Certo, usa due tecniche, l'antifrasi e l'iperbole, che sono molto collegate. L'antifrasi vuol dire, banalmente, io dico il contrario di ciò che intendo. Cioè, nel giorno, vi accorgerete, Parini cerca di fa finta di elogiare, di riempire di lodi i costumi del giovin signore, ma in realtà intende il contrario, intende che è un povero stupido. L'iperbole invece vuol dire che invece di una parolina per la lode, lui ne usa tantissime, fa cose straordinarie, paragona il caffè, per dire, a un certo punto il caffè usa quattro versi per descrivere il caffè. Perché? Perché in questo modo, vi accorgerete, gonfia questa vita vuota del giovin signore e dimostra ancor più quanto sia un pallone gonfiato, quanto sia pieno di parole, ma povero di fatti. Quindi adesso leggiamo un po' il testo in questi 20 minuti rimasti e vi chiederei di rimanere attenti, accorti a queste iperboli. E arriviamo finalmente al testo, molto veloce purtroppo, e questo mi spiace, ma va bene. Unita all'esagerazione, sì, l'iperbole è esagerazione, proprio quello. Quindi, questo è proprio, il giorno è diviso, sarebbe dovuto essere diviso in quattro fasi, in tre fasi in realtà. Il mattino, il mezzogiorno, la sera. Poi i primi due vengono pubblicati subito, per la sera Parini ci mette un po' di tempo, poi lo divide in vespro e notte. Ah, c'è tutto dei cambiamenti importanti che avvengono, perché comunque tra questo testo e quello finale passano 20 anni, però ci abbiamo poco tempo, quindi non ve ne parlo ulteriormente. Questo è il mattino, sono i primi versi e parte appunto dal risveglio del giovin signore, quindi cominciate a pensare a come vi siete svegliati stamattina e fate degli interessantissimi punti. Giovin signore, o a te scenda per lungo di magnanimi lombi, ordine il sangue purissimo celeste, ed è subito temi il sangue antico, o in te del sangue mendino il difetto, i compri onori e le adunate in terra o in mar ricchezze dal genitor frugale in pochi lustri, me, precettor d'amabil rito, ascolta. Parafrasando, giovine signore, che tu discenda dai magnanimi lombi del sangue purissimo celeste, che è un modo lunghissimo, iperbolico, per dire che tu sia di titolo, nobiltà di sangue. Vedete? Invece di dire, non ha detto giovin signore, che tu sia nato da nobili antenati,
un verso, ne ha detti tre. Giovin signore, o te scenda per lungo di magnanimi lombi ordine il sangue purissimo celeste. Perché tutti questi versi? Perché lui ha preso il fatto che un nobile di sangue lo ha gonfiato per farci ridere. Per intendere il contrario, cioè che lui non è così importante, il sangue da cui discende non è celeste, è il sangue di briganti, ma ce lo fa capire così. Ora leggete la prossima, perché la prossima vi dovete aiutare voi a interpretarla. O che il tuo sangue sia emendato, emendino il difetto, o che il tuo sangue, meglio detto, o in te del sangue il difetto, o che il sangue, o che il difetto del tuo sangue sia emendato dai comprionori, cioè che vuol dire dai comprionori? Il tuo difetto del sangue sia risolto, emendato, curato da chi compra e vende titoli nobiliari. Cosa intende dire? Vediamo se l'avete già azzeccato. Allora, sì, è vicina alla poesia della Roma. E attenzione, questa cosa è veramente importante perché la poesia del Rococò, dice Carmine, la poesia barocca, è la poesia che viene fatta effettivamente per far divertire i signori, i nobili. Quindi Parini prende quel genere di poesia scritto per i nobili e lo usa per prendere in giro i nobili. È una scelta che è grandiosa. Io ogni volta lo leggo ci rimango. Sì, sono i soldi. Cioè, che gli ha detto, Giovin signore, che tu sia nobile di sangue o che tu sia nobile di nobiltà acquistata, che tu sia il marchese o il conte, ascoltami, ascoltami, me precettor d'amabil rito, perché lui, precettore, insegnerà. Vediamo cosa insegna. Chiaro fino a qua, ma Michele Verdiana non c'è. Chiaro? Dicevo, me precetto d'amabil rito, ascolta. Come ingannar questi noiosi e lenti giorni di vita cui si lungo tedio e fastidio insoffribile accompagna, or io ti insegnerò. Quali al mattino, quali dopo il mezzodì, quali la sera, esser debban tue cure, apprenderai. Se in mezzo agli ozi tuoi ozio ti resta, pur di tendere gli orecchi a versi miei. Io quando leggo il verso 14 trattengo le lacrime. E ascolta, che cosa ascolta? In questi lunghi versi, e il complemento oggetto vi spiega cosa insegnerà il precettore? Come ingannare, come distrarsi da questi lenti e noiosi giorni pieni di tedio? Il tedio è una parolina che il prossimo anno ve la ritroverete, facendo il decadentismo ve la ritroverete, perché una vita vuota, una vita passata tra ubriacature e forme d'arte è una vita sostanzialmente noiosa. I decadenti vivevano nel tedio. Sono tutti poeti, perché non era più possibile per loro fare ciò che faceva Parini, cioè spiegarsi e aiutare la società a cambiare, e quindi si annoiavano. Il giovin signore, invece, non è che non può fare qualcosa per la sua società e quindi si annoia, non vuole. Ma non fare nulla, nota Parini, ti condanna al tedio, cioè ti può andare bene per un giorno. Due, amo pure una settimana, poi una noia mortale perché tu ti ritrovi con un'esistenza che è ferma all'adolescenza, a non fare nulla e non è così bello. Il giovin signore però continua, riempie questo vuoto esistenziale con un sacco di distrazioni e il precettore fa finta di elencare queste distrazioni. In realtà vuole denunciare.
quali distrazioni al mattino, quali il mezzogiorno, quali la sera, quali dovranno essere, quali cure apprenderà se ti rimane del tempo libero nel tuo tempo libero, se in mezzo agli ozi tuoi ozio ti resta. Che a me fa morire da ridere, che sostanzialmente dice: senti, ascoltami un po', se c'è se nella tua agenda piena di niente, se nella tua agenda, tra la PlayStation e il secondo pranzo mi dai un po' d'ascolto, io ti spiego come divertirti. Questo vuol dire, il verso se in mezzo agli ozi tuoi ozio ti resta vuol dire, se in mezzo ai tuoi divertimenti c'hai tempo per un po' di divertimento, io vedo di divertirti. È una roba proprio funambolica per descrivere la situazione in cui si ritrova il giovin signore. Passiamo alla seconda pagina. Questa pagina vi descrive, intanto qua notate, vediamo se si vede. Ah, si vede poco, ci sono io, quindi non si può vedere. Non si può vedere perché ci sono io. Un attimo, vi metto a tutta pagina. Questo qui è il giovin signore, guardatelo che bello. Lui è. Lui, bello, scarrosciato sulla poltrona, che viene servito e riverito da serve e da migelle. Bello, tranquillo. Lui è il giovin signore. Fa assolutamente nulla in tutta la sua esistenza. Il vitellone lo chiamerebbe Fellini, così rimaniamo nelle citazioni cinematografiche. E chiudiamo con questo oggi. Vediamo un pochettino com'è la sera. Cosa ha fatto il giovin signore di così terrificante la sera prima? Da svegliare. Vediamo. Giallare a Venere. Tono meglio. Giallare a Venere sacre al giocatore Mercurio nelle gallie in Albione devotamente visitate e porti pur anco i segni del tuo zelo impressi. Ora è tempo di posa. Giallare il recinto sacro, già il tempio sacro a Venere o a Mercurio giocatore in Francia e in Inghilterra hai visitato, già sei stato nel tempio di Venere. Cos'è questo tempio di Venere secondo voi? Int, poteva essere la locandiera, ma non lo è stato. Che cos'è il tempio di Venere? Che cos'è il tempio di Venere? Silenzio. Cosa può essere il Tempio di Venere? Non è una ragazza, non una sola almeno. È un tempio dove si adora il Venere, si adora l'amore. No, non devi essere più dettagliato, non è quello. Cosa può essere un Tempio di Venere? Mentre Mercurio giocatore è un'altra cosa. Giocatore Mercurio vuol dire giocatore a carte in realtà. È un tempio, sono tante persone, un harem. Non è un harem, no, non sono rituali. Mario improvvisamente Call of Cthulhu, no. No, ragazzi e ragazze, è un bordello. Il tempio di Venere è un modo, ancora una volta, iperbolico per intendere un bordello. E tu, vedete il gioco? Parini non è che dice: ah, tu che sei andato a donnacce per tutta la notte, che è anche usare l'ironia, usa un riferimento mitologico per addolcire apparentemente il fatto che fosse andato tra donnacce. In realtà è ancora un modo per far ridere maggiormente. Forse non si vede, adesso è noto, non si vede giallare a Venere sacre. Ecco, qua adesso si vede meglio. Di nuovo, l'uso del mito o della parafrasi dei tanti versi a senso iperbolico per gonfiare. Lui non, il giovin signore è troppo pieno di sé per andare a bordelli. Lui è andato nel Venere, all'aere a Venere sacre, nel tempio sacro a Venere. Andiamo avanti. Adesso, dopo questa nottata faticosa, pur variedu,
tra prostitute e giocatori di carte, si deve riposare. Invano Marte assete in vita. Che ben folle quegli che a rischio della vita onor si merca, e tu, naturalmente, il sangue aborri. Vanamente Marte ti invita, Marte, il dio della guerra, ti invita, perché è folle quello che si merca onor, acquisisce onore a rischio della vita. E tu, naturalmente, aborrisci il sangue. Visto che c'è poco tempo, che vuol dire? Vuol dire che lui non si sveglia al mattino per fare gli esercizi e addestrarsi come militare, perché è folle chi combatte per l'onore. Scherziamo. E poi il sangue, dai, no, dai, svengo. Se vedo un po' di sangue, svengo. Nei mesti della dea Pallade studi, ti son meno odiosi, avverso ad essi ti feron troppo i queruli ricinti, ove l'arti migliori e le scienze cangiate in mostri e in vane orride larve, fan le capaci volte che già sempre di giovanili strida. Or primamente odi, quali il mattino a te soavi cure, debba guidar con facil mano. Anche gli studi della Dea Pallade ti sono odiosi, perché ti ricordano le scuole piene, orridi le larve sono gli studenti che gridano. Dovete immaginare i corridoi della vostra scuola più o meno a quest'ora, quando inizia la ricreazione. Oddio, manca un'ora la ricreazione, ma con tutti i ragazzi là che gridano, giustamente. Un'immagine che il Parini precettore aveva chiara in mente, per quanto abbia insegnato, e che rappresenta un po' la scuola per lui e anche lo studio per lui, ma il nobile signore non ne vuol sapere, non ne vuol sapere di combattere, non ne vuol sapere di studiare, cioè quei due ruoli sociali propri del nobile, propri di chi è avvantaggiato e dovrebbe ha la responsabilità sociale o di combattere o di studiare, no, non gli fa, no, no. Troppo stanco, ragazzi. Sono andato a prostituta. Che scherziamo? Minimo a mezzogiorno mi sveglio. Minimo a mezzogiorno mi sveglio. Che è sta storia? Mi sveglio presto alle 8 del mattino per fare lezione. Ma no, il sangue a borro. No, no. Alle 8 del mattino, vabbè, alle 7 del mattino, quello che è, non è. Sembrava una critica ai voi, giovani signori. Quindi. È una discoteca, no, no, è proprio era veramente un bordello. Allora, 4 minuti. Non riusciamo a fare altro, purtroppo, non riusciamo a fare altro. C'è. Questa è un'immagine che farete poi con la professoressa Maida, e è molto bella perché inizia Parini a descrivere la mattina, non sua, ma la mattina del contadino e la mattina del fabbro. Fra 4 minuti chiudo, tranquillo, tranquilli. La mattina del contadino e la mattina del fabbro. Li descrive ogni giorno svegliarsi all'alba. Cioè, questa immagine è troppo bella, ve la devo leggere. E notate come i versi diventano più essenziali, più asciutti, cioè ci sono meno iperboli, perché qua Parini sta lodando veramente, non per scherzo. Sorge il mattino in compagnia dell'alba innanzi al sol che di poi grande appare sull'estremo orizzonte a render lieti gli animali e le piante, i campi e l'onde. Allora il buon villan sorge dal caro letto cui la fedel sposa e i minori suoi figlioletti intiepidir la notte. Poi sul collo, recando i sacri arnesi che prima ritrovar cerere e pale, va col bue lento innanzi al campo e scuote lungo il picciol sentiero da curvi rami il rugiadoso umor che quasi gemma i nascenti del sol raggi rifrange. A me piace molto questa immagine, chiudo la lezione e ci vedremo mercoledì con Dante. Questi tre versi qua. È mattino, anzi, è l'alba, ma non dal giovin, è l'alba da tutte le parti. Sorge l'alba in Lombardia. E Parini vi descrive intanto la casa del contadino e vi dice: il buon villano si alza dal caro letto dove dorme assieme alla sposa fedele e ai suoi bambini, tutti assieme. Ci avete presente le immagini dei migranti
italiani, ma anche di napoletani, di calabresi pure, tutti quanti nello stesso letto, costretti dalla necessità a scaldarsi tutte le notti. Ed ecco che Parini vi descrive quella scena del contadino che deve staccarsi dalla famiglia e dal calore familiare per andare a lavorare, a portare il cibo. Ed ecco che l'andare a lavorare rende sacro il suo agire. Quando Parini dice: poi sul collo recando i sacri arnesi che prima ritrovar cedere pale, i sacri arnesi sono zappa e vanga. E non è più l'iperbole, questo riferimento mitologico, non è la stessa sacralità del tempio sacro a Venere. Lì era sarcastico, il tempio sacro a Venere è un bordello. Qua zappa e vanga sono veramente sacri, perché il contadino con quelle due armi combatte per la sopravvivenza sua e dei suoi figli. Perché vi descrive questo Parini? Perché poi, scoprirete settimana prossima, passa il giovin signore. E lui sta dormendo, lui all'alba non si sveglia, si sveglierà a mezzogiorno con uno stuolo di servi che viene ad accudirlo senza muovere un dito. E il Parini fa molto spesso questo gioco nel giorno di alternare immagini popolane, sacralizzate, ma veramente sacralizzate, e il vuoto dell'esistenza nobiliare, per denunciare questo vuoto e per dire al nobile, a tutti i nobili: bello, date la svegliata, che la gente lavora e tu pure dovresti farlo. E con questo, as Obama always said, ciao putimu fari, ci vediamo mercoledì per l'ultima lezione su Dante e buon fine settimana. Vi lascio comunque l'esercizio solo su Goldoni, perché dai, era divertente, ok? Se avete dubbi su quest'ultima parte della Buongiorno Vendiana, non è suonata la sveglia. Vabbè, ti riguarderei la lezione. E dicevo, ci sentiamo, lode il sole e attenzione al sangue antico, ci risentiamo mercoledì per l'ultima lezione e fine. Vi lascio l'esercizio su Goldoni perché è divertente, quello Mirandolina contemporanea. Ci vediamo.